Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. MIDI Music mi ha appena spedito la Quantum 2626 da provare, per cui faremo un piccolo test e scopriremo come si comporta questa nuovissima scheda audio di Presonus. Presonus introduce una nuova linea che si affianca all'ormai già collaudata precedentemente. Le schede audio e i convertitori denominati con questo nome fanno infatti parte di quella serie di interfacce con bus Thunderbolt. Prima Thunderbolt 2, ora con Thunderbolt 3. La connessione Thunderbolt, come sappiamo, è la più veloce esistente sul mercato per periferiche esterne, il doppio della velocità rispetto alla USB-C, e raggiunge direttamente la RAM senza passare per un vero e proprio bus separato. Questo garantisce alle schede audio con questo genere di connessione una latenza inesistente che si attesta in base al driver che la pilota su 0.7 o 0.5 millisecondi di latenza. Praticamente non esiste. Quantum è quindi una scheda audio priva di latenza hardware. La nuova arrivata si chiama Quantum 2626, molto simile nell'aspetto estetico alla 1824C, che invece è su USB-C, ma che grazie ad alcune accortezze costruttive riesce ad essere super competitiva nel prezzo. Vediamo nelle caratteristiche. L'interfaccia Thunderbolt, come già descritto, la rende attualmente la scheda audio più veloce sul mercato. Ha una capacità di campionamento di 24 bit a 192 kHz grazie ai nuovi convertitori che le permettono di supportare tranquillamente fino a 115 dB di segnale ed un nuovo clock jitter free. Possiede 8 preamplificatori della serie X-Max di Presonus, super efficienti ma soprattutto super trasparenti. Si chiama appunto 2626 proprio perché riesce ad avere fino a 26 in-out contemporaneamente grazie alla connessione ADAT doppia. Possiamo quindi connettere due convertitori esterni ed espanderne gli I/O senza problemi tramite connessione digitale. Gli ingressi sono tutti microfonici, eccetto 1, 2 e 5, 6, che possono funzionare anche come ingresso strumento e che inoltre possono essere utilizzati bypassando il preamplificatore grazie anche agli insert posteriori, dove possiamo accedere ad un'uscita per l'outboard esterno che esclude quindi proprio la sezione di connessione tra pre e amplificazione. Queste due uscite permettono l'inserimento, come abbiamo detto, del routing dell'outboard esterno e quindi anche di preamplificatori o compressori che possiamo inserire proprio prima dell'uscita 1 e 2. Sempre sul pannello posteriore troviamo le 8 uscite bilanciate jack, due uscite main out, I/O MIDI, I/O SPDIF che supporta fino a 24 bit 96 kHz e le connessioni ADAT che abbiamo già descritto e che supportano anch'esse fino a 96 kHz in modalità SMUX, la I/O del work clock in formato BNC, le connessioni Thunderbolt e l'ingresso per l'alimentatore. Da notare che le connessioni ADAT, se collegate ai preamplificatori Presonus DP88, trasmettono anche i controlli di gain alla DAW e sono controllabili anche dallo Universal Control. Ritornando al pannello frontale, invece, oltre agli ingressi troviamo il pulsante di alimentazione Phantom, gestibile per gruppi di 4, il gain input per ogni canale e il main knob per il volume generale di uscita e due uscite. Cuffie di ottima fattura. I LED vicino al gain knob, questi verdi che vediamo qui, indicano verde quando ci troviamo fino a meno 50 dBFS, giallo quando arriviamo a meno 2 dBFS e rosso il segnale in clip quando si avvicina a 0.5 dBFS. La scheda è compatibile Windows e Mac e con tutte le DAW di ogni tipo. Chi necessita invece di più ingressi e più uscite, quindi ha bisogno di avere a disposizione più ingressi ed uscite, può adottare sempre della famiglia Quantum la versione Quantum 4848, che aggiunge 32 connessioni analogiche in DB25, come vediamo, sia in ingresso che in uscita, più le 16 ADAT a disposizione espandibili.
Ma proviamola su strada. Come vi dicevo, si connette al nostro computer tramite il cavo Thunderbolt, non incluso nella confezione, una pecca di tutti i produttori commerciali con questa interfaccia, purtroppo, non soltanto quindi Presonus. La qualità dei convertitori e dei preamplificatori è buona e degna di una scheda semi-pro. Ottimo il rapporto segnale-rumore con i microfoni sia a condensatore sia dinamici. Una volta collegata, bisogna assolutamente scaricare ed installare lo Universal Control, che funziona da driver e da software per gli aggiornamenti firmware della scheda. La Quantum 2626 va gestita interamente da Studio One, non funziona quindi in modalità standalone, perché non avendo latenza reale, Studio One pilota ogni sua funzione direttamente dal suo mixer, per cui non potremo avere un direct monitor separato come accade ed è necessario nelle schede audio USB-C. Quindi installiamo anche Studio One 5 o la nostra DAW preferita ed accediamo così agli ingressi e delle uscite della scheda direttamente dal mixer, compreso il monitor. È consigliato Studio One per la sua gestione ottimizzata della latenza e dei plugin a bassa latenza. In alternativa vi sono delle software house che hanno creato versioni zero latenza dei loro plugin, come ad esempio FabFilter, PSP e Acoustic Audio, in grado di lavorare quindi in insert nei canali anche mentre facciamo tracking. In Studio One trova il suo ambiente naturale rispetto alla precedente Quantum, possiede qualche caratteristica in meno, segno anche del costo più contenuto, ma che fanno riferimento ad una control room diretta nel software che non deve aver avuto successo tra gli utenti. La latenza zero ci permette di lavorare con tutti i plugin in ingresso come se stessimo lavorando con un mixer live. Vediamo ora come installarla e configurarla all'interno di Studio One. Una volta registrato il nostro account Presonus, come abbiamo visto in altri video, andiamo a registrare la nostra scheda audio Quantum 2626 all'interno del nostro account Presonus. Clicchiamo su My Account, Register a Product, Hardware, la data di acquisto, inseriamo 11 agosto, e il seriale che troviamo sulla cartolina all'interno della scatola. Una volta inserito il seriale, il nostro prodotto verrà registrato all'interno dell'account e oltre ai driver da scaricare e da installare subito, troveremo una cospicua quantità di software in bundle. Vediamo, View Product, sotto Hardware troveremo la nostra 2626 Quantum. In questa pagina potremo, come vi dicevo, scaricare immediatamente lo Universal Control, che servirà appunto come driver. Per vedere il driver PC schiacciamo su Show My System e una vastissima quantità di software da utilizzare con la nostra scheda audio. Si chiama Studio Bundle, comprende, come vediamo, Studio One Artist 5 per un valore di circa 100 euro più tutti i plugin aggiuntivi che coprono, come abbiamo visto, una cifra intorno ai 400 euro sommati tutti insieme. Abbiamo a disposizione il delay della Native Instruments, il Voltage Nucleus di Cherry Audio, lo Studio Bundle Melodic e il Synth Master Player, oltre ad alcuni synth dell'Arturia, il riverbero della Lexicon, una sezione di EQ compressori di Plugin Alliance, il Model D emulato da UVI, un altro Instruments Output Movements e il distorsore di armoniche Kanglelm, oltre al Virtual Drummer FAT 2 e l'Isotope Neutron Elements di Isotope. Questi plugin li abbiamo visti alcuni in azione nel mio tutorial sul mix con Studio One Artist, che trovate sempre sul mio canale. Andiamo a lanciare Studio One Artist. Una volta lanciato Studio One, controlliamo sempre sotto Installation che tutti i pacchetti aggiuntivi di Instruments vengano installati all'interno del nostro computer, in maniera da poter utilizzare subito sia i suoni sia i loop messi a disposizione da Presonus. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare il Melodyne in versione trial per provarlo. Più, ovviamente, se abbiamo acquistato altri prodotti, come nel mio caso di Presonus, scaricarli e aggiungerli direttamente a Studio One Artist, come appunto il mio Rampire XT, il Fat Channel, il CTC One, eccetera eccetera. Per installarli clicchiamo appunto nella sezione laterale e andiamo su Install. Poi qui verranno adesso scaricati i pacchetti ed installati all'interno di Studio One. Andiamo a configurare la nostra scheda audio, quindi clicchiamo sull'icona della scheda e selezioniamo la nostra Quantum 2626 sia in ingresso sia in uscita. Come vediamo, con 16 samples otteniamo 0.5 millisecondi di latenza in ingresso
e 0.6 in uscita, quindi stiamo parlando di circa un millisecondo di round trip. Il processing possiamo poi scegliere di abbassarlo o alzarlo in base alla latenza che vogliamo ascoltare in fase di monitoring, e quindi avere a disposizione un round trip bassissimo in fase di monitoring, sia nelle sezioni audio sia nelle sezioni instruments. Ho già spiegato diverse volte come funziona il device, l'audio device processing di Studio One. Ovviamente possiamo disporre di interfacce audio, delle connessioni MIDI, eccetera, eccetera. Trovate queste ed altre informazioni sulla configurazione di Studio One Artist in un altro tutorial. Facciamo OK e apriamo una nuova song. Chiameremo Quantum Test. Una volta aperta la nostra prima song, possiamo innanzitutto aprire il mixer e controllare attraverso gli ingressi cosa sta entrando nella nostra scheda audio. Ovviamente adesso troviamo configurati solo gli ingressi 1 e 2. Andiamo in IO Setup e, come vediamo, abbiamo a disposizione tutti gli ingressi della scheda audio, come anche tutte le uscite. Possiamo iniziare a configurarli. Quindi potremo chiamarli appunto Input LR. Per mantenere un aspetto più professionale lo chiameremo Input 1-2 per avere un input stereo, e poi i due input 1 e 2 per averli mono. Lo stesso faremo per tutti gli altri ingressi, quindi aggiungiamo un ingresso stereo, lo chiameremo 3 e 4 e poi due mono che posizioneremo sotto per avere gli input 3 e 4. Facciamo applica e proseguiamo poi nella configurazione della nostra scheda audio, quindi aggiungiamo sempre un input stereo 5 e 6 e due mono. Questo per poter sempre disporre di ingressi stereo e di ingressi mono già all'interno del mixer. Aggiungiamo il 7-8 e i due mono. Poi eventualmente, se avessimo bisogno degli altri ingressi SPDIF, li aggiungiamo, chiameremo input. Questo è il miglior modo per creare la nostra patch iniziale di connessioni alla nostra scheda audio. Poi potremmo aggiungere anche gli ingressi ADAT, che sono appunto in questo caso 16. Facciamo la stessa cosa negli output. Aggiungiamo output stereo, chiameremo più semplicemente 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Eventualmente, se avessimo bisogno dell'output SPDIF, facciamo applica. Qui sotto troviamo il main audition, cioè l'uscita che poi apparirà di default sul master output, come vediamo. Questa configurazione può essere ora salvata, quindi facciamo export e la chiameremo Quantum 2626 GGR. Viene salvata nella cartella IO Configuration di Studio One, così che ogni volta che ci verrà inviata una song da qualcun altro potremo ricaricare il nostro IO Setup. Come vediamo, adesso gli ingressi nel mixer sono tutti quanti in vista, come anche tutte le uscite separate. Possiamo ora gestire il routing in maniera molto semplice. Aggiungiamo un canale audio, Vox, Mono, Input 1, come abbiamo visto adesso sono tutti riconducibili qui, quelli che abbiamo scritto prima, Output 1 e 2, che è quello generale. Ok, e attivando il monitor, abbassando ovviamente la latenza con il Zero Low Latency Monitor, possiamo disporre ora di un ingresso microfonico all'interno di Studio One a cui applicare i nostri plugin, sia in insert sia in send. Mettiamo ad esempio il nostro Fat Channel. Se il gain in ingresso fosse troppo alto, potremo nelle preferenze scegliere di mostrare gli input controls e abbassare eventualmente il gain da questo ingresso o dal preamplificatore davanti alla scheda audio. Channel, lavorando a zero latenza, ci permette di aggiungere effetti in maniera semplice e veloce, come abbiamo visto anche in altri tutorial, per poter appunto lavorare direttamente con l'equalizzazione, il compressore, eccetera eccetera. L'high-pass filter, il gate, che toglie, come sentiamo, il fruscio che cattura il mio microfono della telecamera, molto pratico. E configurare così tutti gli ingressi e tutte le uscite della scheda audio senza riuscire ad avvertire latenza distorta. Dallo Universal Control invece possiamo accedere soltanto alla gestione delle caratteristiche di ingresso. Vediamo soltanto i LED di ingresso e la gestione del nostro analizzatore di spettro che viene fornito con la scheda audio. È un pannello utile se volessimo avere comunque sempre sott'occhio un nostro riferimento visivo delle frequenze degli strumenti che entrano all'interno della scheda audio. Possiamo tenere su un monitor esterno e fa da riferimento generale, molto utile. Sempre dallo Universal Control possiamo poi verificare se ci sono aggiornamenti di firmware per la nostra scheda. Ricordiamo ovviamente di fare sempre il sign in
nello Universal Control. Come abbiamo visto, è molto semplice configurarla e quindi utilizzarla nel nostro workflow quotidiano. In conclusione, anche questa Quantum ci ha stupito per il prezzo riferito alla performance. È una scheda eccellente per chi necessita di 8 canali a latenza zero. Mi sto riferendo a chi registra, ad esempio, la batteria o ha necessità di andare live con degli strumenti analogici e vuole sfruttare la DAW per aggiungere effetti senza problemi. Per come sono abituato nella gestione dello studio, avrei preferito avere un mixer standalone per gestire le connessioni prima di arrivare la DAW, ma non è un'esigenza standard, per cui Studio One riesce a sopperire egregiamente a questa mancanza. I preamplificatori si sono rivelati molto convincenti e soprattutto il segnale in ingresso rispecchia perfettamente le misurazioni digitali in arrivo nella DAW. Molto precisa nei convertitori, mi ha forse convinto meno nelle uscite cuffie, comunque in grado di pilotare sia quelle a bassa sia quelle ad alta impedenza senza problemi. La dotazione software è spaventosa, equivale praticamente al valore stesso della scheda. Abbiamo quindi una quantità di plugin e Studio One Artist 5 da utilizzare subito nelle nostre produzioni. Peccato che la Quantum 2626 non venga fornita con un cavo Thunderbolt, che dovrà necessariamente essere acquistato separatamente ad un costo di 50 euro circa, ma a discolpa di questo bisogna dire che nessuna scheda Thunderbolt, anche di altri marchi, viene fornita con un cavo in dotazione. In definitiva è una buonissima scheda audio con latenza zero, forse la più economica e performante di questo genere di schede audio. Super consigliata per chi inizia e necessita di un prodotto semi pro di fascia alta. Provatela, ne rimarrete molto soddisfatti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com o jgrstudios.com, dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirci su Facebook, YouTube e MusicOff. Se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti, iscrivetevi anche al canale Patreon, dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. Per il momento è tutto, ciao, a presto!